Si parlava di un debutto europeo, ma in realtà devo confessarvi di essere un po' deluso, perché Tesla Model 3 si presenta qui a Parigi esattamente come la conoscevamo. Quindi non vengono forniti i dati su kilowattora delle due batterie, quindi short e long range, non vengono fornite informazioni un po' più tecniche, come per esempio la potenza del sistema di rigenerazione di energia in frenata. Insomma, quello che vedete è quello che sappiamo. Qui all'interno lo schermo da 15 pollici, non so la risoluzione, non me l'hanno detta, domina un abitacolo. Abitacolo che è molto pulito in questo livello di allestimento, che è anche abbastanza curato, perché abbiamo qua una parte in legno, qui abbiamo una parte in plastica morbida. È ottima anche la gestione dei due smartphone, perché potete andare ad utilizzare un sistema che fa passare, ve lo farò vedere poi nell'altro modello, i cavi USB, e riesce a supportare il dispositivo. In pratica qua sotto spuntano i cavi USB, voi prendete il vostro smartphone e lo andate a ricaricare con il cavetto ben nascosto. Faccio vedere sulla parte inferiore le due prese USB, perché ci sono poi due ingressi per mettere due smartphone qui. Per quanto riguarda lo schermo, invece, perfetta la fluidità come al solito. Ormai Model S e Model X ci hanno abituato, abbiamo tutte le funzioni che le più grandi hanno per quanto riguarda la guida autonoma, quindi sterzo automatico, ovviamente qui dovete prendere l'enhanced autopilot, gestione del cambio di corsia mettendo la freccia e la possibilità di utilizzare il summon, guida con modalità comfort, standard e sport, vi racconterò più avanti le varie versioni, e ovviamente un volante abbastanza pulito. Insomma, il discorso sulla qualità degli interni, perché secondo me è variabile, perché secondo me è soggettivo, perché dipenderà molto dal prezzo. Se l'auto uscirà a 35.000 euro, cosa impossibile, perché comunque è un prezzo in dollari a cui vanno aggiunte le tasse di importazioni e ovviamente l'IVA, è un conto. Se l'auto invece esce a cifre superiori ai 45.000, beh, in questo caso ho visto livelli qualitativi in questo segmento maggiori anche nelle stesse elettriche. Insomma, vedremo un po', è un discorso che andrà rivalutato più avanti. Quello che vi posso dire ora è che sicuramente un buon assemblaggio e una buona qualità c'è, ma a volte tende al discreto per alcuni particolari. Tra l'altro, come per le sorelle maggiori, Model X che potete vedere lì e Model S che potete vedere qua dietro, anche Tesla Model 3 replica tutta l'architettura tecnica, quindi sarà compatibile con la ricarica casalinga, ovviamente sarà compatibile con la rete di supercharger. Il prezzo sarà di circa 0,22 centesimi al kilowattora, se non ricordo male, perché Model 3 non potrà ricaricare gratuitamente, a differenza delle sorelle maggiori, sulla rete di Tesla, ma comunque un prezzo sicuramente accettabile e in linea con i costi dei consumi casalinghi. Altre caratteristiche che Model 3 riprende alle sorelle maggiori: sistema di aggiornamento over the air, autopilot evoluto con autosteer eccetera eccetera, ma anche tutte le funzioni, tutte le possibilità di aggiornamento del sistema di infotainment sul nuovo tablet, sul nuovo schermo, perché in realtà è un 15 pollici che domina completamente l'abitacolo e gestisce praticamente tutte le funzioni, perché non ci sono altri tasti nascosti all'interno dell'auto. Il prezzo parte da 35.000 dollari e arriva fino a 80.000 dollari per la versione top di gamma. Il modello base propone, secondo le stime dell'EPA, 350 circa chilometri, ma i dati in WLTP vanno ancora annunciati, perché l'omologazione è ancora da fare o comunque è in corso in questo momento. Il modello invece con la batteria più capiente arriva a 500 km, sempre dati EPA. Vedremo quali saranno i dati europei. Quello che vi posso dire però sono le versioni della batteria più potente. C'è la trazione posteriore classica con 5.4 secondi e 225 km orari di velocità massima. C'è la trazione integrale non performance con 4.8 secondi e 233 km orari di velocità massima, e poi c'è la performance, quindi 3.7 per lo 0 a 100, 250 km orari di velocità di punta.